Manà Spettacolo con Mario Stefanelli e Francesco Frattarelli. Alza la tua radio nell'abitacolo, siamo in diretta, la musica che sale e entra nella testa, con Mario Stefanelli, Francesco Frattarelli, ci sono loro altro che più belli. Radio Manà 89,100 la frequenza, senti che potenza, è la radio per eccellenza. Radio Manà 89,100 la frequenza, Radio Manà 89,100 Manà Spettacolo, arriva subito, Manà Spettacolo, svegliamo il pubblico. Manà Spettacolo. Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti in diretta a Manà Spettacolo dal Teatro Sistina di Roma nel foyer, sono le 20:04 minuti e oggi è, caro Francesco, è un grande giorno perché abbiamo deciso di profanare di nuovo il Tempio del Teatro, uno dei più importanti teatri a Roma, sicuramente in tutto il mondo, ma perché l'occasione è ghiotta. Chi abbiamo qui? Abbiamo Manuel Frattini. Buonasera. Buonasera. Intanto il pubblico sta per entrare. Facciamo sentire un applauso. A vedere tra un po' di tutti attoniti. Vesti di Peter Pan, perché dice cosa ci fa lui adesso, tra un pochissimo sarai Peter Pan di nuovo per l'ennesima volta. Sì, per l'ennesima, ma quando si parla di Sistina l'emozione è la stessa di qualche anno fa, perché come potete immaginare, insomma, calcare questo palcoscenico non è da tutti i giorni e quindi insomma una soddisfazione che si rinnova. È emozione grandissima e con grande soddisfazione, perché pare che il pubblico gradisca molto e quindi... E gradisce talmente tanto che sarete qui fino a domenica, ma è già tutto esaurito, però già possiamo dirlo perché ci saranno delle repliche straordinarie dal sì. 23 al 27 di gennaio. Sì, infatti io non mancherò di ringraziare il pubblico romano alla fine. Pensavo non mancavi a Peter Pan prossimo, ho detto no, se mancavi al prossimo Peter Pan. No, di ringraziare il pubblico romano perché ci sta dando una grande soddisfazione dal 23 al 28 di gennaio, infatti e ritorneremo qui al Sistina. Manuel Frattini, tantissimi musical, tanti spettacoli, tanti titoli, Peter Pan, Robin Hood, Pinocchio, un grandissimo successo, Pinocchio che è andato addirittura all'estero, Aladdin. Era il primo spettacolo, Aladdin. C'è qualche titolo che ti manca? Ma allora Biancaneve l'hanno già fatto. Hai bianche. No, magari no. Uscendo dal mondo fantastico delle favole. Guarda, ce n'è. Ovviamente di sogni nel cassetto ce ne sono tanti. Posso dire una cosa a cui tengo? Puoi dire quello che vuoi. No, siccome io inviterò tutto il pubblico a seguirci fino a febbraio, perché noi proseguiremo con esatto. Peter Pan un po' ovunque. Dopo partirà uno spettacolo che si chiamerà Sindrome da Musical, che racconta un po' il mio percorso in maniera anche molto ironica, eccetera, quindi il pubblico rivivrà un po' tutti i titoli che ho interpretato e non solo, e quello è in realtà un piccolo sogno che si realizza, perché è uno show musicale a cui tenevo molto. Io ti ricordo non solo in veste di Folletto delle Fiabe, ma anche su una rappresentazione musicale qui al Teatro Sistina di qualche anno fa con Christian De Sica che cantava Gershwin, e tu ballavi su un pianoforte a coda aperto, quindi la coda obliqua, coperchio sopra, esatto, sotto e dentro, sopra, sotto e dentro il tip tap, perché tu sei il maestro del tip tap. È stata una cosa incredibile, ti faccio veramente. Mi aveva piacere, quelle sono state due stagioni con De Sica veramente significative, belle. Molto molto belle. Allora, il segreto per diventare Manuel Frattini, se c'è un segreto. Allora, il segreto in realtà è una cosa che possono avere tutti quanti, tutti coloro che coltivano questa passione. Bisogna avere passione, determinazione, studiare, perché adesso il pubblico è esigente, il pubblico non puoi fargli qualsiasi cosa, insomma, certo. Vuole la qualità, adesso sembro presuntuoso, però è no, con te infatti la viene a trovare. Ci sono qualità. Delle signore, siamo andate comitate, con quello che costa il Sistina, la signora cosa è coperta, ma si vedeva la faccia. All'occhio nero la signora dalla comitata. Quindi. Però è vero, il pubblico è esigente, ma qui al Sistina comunque, e oltretutto con Peter Pan, rimane sicuramente soddisfatto. Musica di Edoardo Bennato, c'è una canzone a proposito di radio e di musica che ti rappresenta, che ti ricorda dei momenti belli, la canzone della tua vita. Ma non legata a questo spettacolo in generale. Guarda, allora nomino Pinocchio, ma non perché sia in assoluto lo spettacolo preferito, ma perché ha significato molto per me, no? Quindi c'è l'incontro con i Pooh nel 2003, una collaborazione con Stefano Dorazzo che dura tuttora, e c'è questa canzone, La mia notte dei miracoli, che faceva parte dello spettacolo, che è quella a cui sono più affezionato, diciamo. Sei accompagnato da Pietro Pignatelli, che è capitano